No, pastore, no, non vedo. Però dicevo, mister, a una parte che avete rischiato di non vincere più, perché nel primo tempo poteva finire più di 2-0, però nel secondo tempo, soprattutto in quei 5 punti, provate subito 2 gol, con l'esaltazione di difesa, comunque alla fine non siete riusciti a trovare una forza fisica, ma anche soprattutto psicologica per vincere questa partita. Cosa non è andato? No, non è andato benissimo. Abbiamo vinto quello che dovevamo fare, 2 partite in casa, 6 punti. Abbiamo creato una miriade di occasioni. Siamo una squadra completamente nuova che deve fare esperienze in ogni cosa, che non è il primo tempo ha fatto tutto alla perfezione. Facendo quello che facciamo sempre in allenamento, controllando il gioco, controllando ogni minima situazione, tenendo sempre palla, verticalizzando quando c'è da verticalizzare, rallentando quando c'è da rallentare, e quella è la squadra che dobbiamo essere sempre, però succede anche che nel corso della gara un calcio d'angolo, una punizione, ci può essere un gol o per bravura degli avversari, perché comunque è una buona squadra anche loro, che nel primo tempo però non si era mai vista, e quindi dobbiamo capire come mai nel primo tempo non si è mai vista e nel secondo si è vista. Molto probabilmente nel secondo siamo andati dietro a loro, ci siamo innervositi fin troppo, alla prima difficoltà, già prima del gol, alla prima infiata che abbiamo preso, abbiamo avuto paura di continuare a giocare la palla, e quindi ci siamo snaturati, e snaturandoci succede, però se poi io la partita la devo riguardare come sempre, però se andate a guardare le conclusioni in porta, anche nel secondo tempo ne abbiamo avute abbastanza. Nel primo tempo abbiamo battuto 6-7 calci d'angolo, una netta supremazia. Ecco, appunto, dico, se voi poi mi andate ad analizzare emotivamente la partita, si sbaglia. Io so che abbiamo commesso degli errori che non dobbiamo commettere, perché una squadra che ha gli obiettivi che abbiamo noi è squadra sempre. Invece noi quando siamo nella metà campo nostra, la prima difficoltà, abbiamo paura di gestire la partita, di gestire la palla. Quindi sono cose su cui bisogna lavorarci, ma queste partite ci servono, per esempio, come ci era servita per esempio la partita di Sersale. Nel secondo tempo abbiamo ripetuto gli stessi errori che abbiamo fatto a Sersale, con la differenza che lì abbiamo lasciato 3 punti, questa volta li abbiamo presi, e questa è la cosa fondamentale. Possiamo dire dopo questa partita che in effetti quel campionato vero è proprio duro, da una mezza inizia da ora, perché magari prima della squadra non si è rappresentato, in maniera improvvisata, l'avversario che non ha ottenuto botte, invece oggi è cominciato veramente quello che magari vi aspettavate con questa squadra. No, io mi aspettavo, ero molto contento e molto soddisfatto nel primo tempo, perché ho visto la squadra che volevo, il gioco che voglio, l'intensità che voglio, però c'è anche da capire che venivamo da una seconda partita in 3 giorni, per una squadra come la nostra che c'è un gioco abbastanza dispendioso, può darsi che abbiamo pagato anche questo fatto qua, considerando poi che ci alleniamo sempre sul sintetico, giocare su un campo nettamente più grande e con un e non veloce, ma un campo pesante, molto probabilmente abbiamo pagato anche qualcosa sul piano fisico alla seconda partita consecutiva. Però io quello che dico è che le vittorie, qualunque esse siano, vanno sempre festeggiate, quindi è importante aver preso questi 3 punti contro una squadra
che nel secondo tempo ha una squadra quadrata, buona sul piano fisico, buona sul piano tattico, una squadra che non ha tanti ragazzini e tutta gente esperta, e quindi bene questo test. Io dico però dobbiamo lavorare su quelle componenti che per ora non ci sono riuscite per bene, e quello che dicono, mi riferisco al gol che abbiamo preso, soprattutto a quelli che non abbiamo fatto, perché è una squadra che nel primo tempo poteva aver concluso la partita, e se magari invece di essere 2-0 eravamo sul 3-0, la partita sarebbe stata diversa. Sì, ma ho già sentito Russo che ha detto io non vorrei, siccome ho l'esperienza per poterlo dire, ho allenato squadre che poi hanno vinto i campionati, o anche altre che poi non le hanno vinti, non mi piace pensare che questa squadra abbia il compito di vincere, giocare bene e vincere sempre con 7 gol di scarto. Credo che non sia esattamente così. Si aspetta un campionato difficile dove noi dobbiamo avere le energie mentali e non disperderle proprio in questa cosa qua, perché alla prima difficoltà sennò rischiamo veramente di andare nel pallone. Io, siccome alla mia età nel pallone non ci voglio andare, dico a tutti quanti di starcene sereni e tranquilli e di dare tempo a questi ragazzi di essere, ora sono un gruppo perfetto, di diventare una squadra vera, con la personalità giusta che serve per vincere i campionati. Noi lo abbiamo ora attraverso il gioco, dobbiamo trovarla anche nelle difficoltà. Ora nelle difficoltà a Sersale siamo sprofondati, oggi nelle difficoltà sul 2-2 abbiamo avuto la forza di trovare anche il terzo gol, anche se su rigore, ma su un'azione che era stata fatta molto bene. Beh sì, innanzitutto dico che fondamentale sono i tre punti. Sono fondamentali i tre punti in questo momento, perché noi dobbiamo recuperare parecchie partite e quindi in questo momento è molto importante, sono molto importanti i punti. È stata una partita un po' strana, perché nel primo tempo c'eravamo noi sempre, anzi fino al 70esimo il pallino nel gioco, il primo tempo poteva finire pure con 3-4-0, però il calcio è questo qua. A noi ora ci sono stati due insegnamenti. Uno, ci è andata male a Sersale, abbiamo perso 4-1 e quindi è un insegnamento. Il secondo è questo, perché fin quando le partite non sono chiuse non dobbiamo mollare. E quindi sono due insegnamenti che ci dobbiamo portare dietro. E poi fortunatamente, io sinceramente non l'ho visto se era fuori, dentro, però l'arbitro ha deciso che è rigore. E quindi non c'è la VAR, quindi l'arbitro decide che è rigore, l'ha dato una mano anche il segnalinea, è rigore. Abbiamo vinto 3-2 e, come ti ho detto prima, sono molto fondamentali i tre punti ora, anche perché ora tra 3 giorni rigiochiamo di nuovo. Nel mese di novembre abbiamo 7 partite e dobbiamo giocare ogni 3 giorni, quindi ora sono molto fondamentali i tre punti. L'errore nostro è non tanto sbagliato, perché noi nella prima difficoltà andiamo in bambola e non dobbiamo andare in bambola, perché un gol lo subisce anche la Juve, il Real Madrid, tutti lo possono subire un gol, 2-1, però sul 2-1 dobbiamo stare calmi, non dobbiamo spazzare, il mister ci dice sempre di giocare la palla, dobbiamo giocare a palla, perché loro sono sempre aperti, erano pure in 10, quindi dobbiamo far correre. Però ti ripeto, questo è il secondo insegnamento che ci portiamo dietro, il primo è andato male, questo ci è andato bene. E quindi ora dobbiamo fare un percorso fatto di insegnamenti. Il rigore è stato il rigore decisivo, freddo. No, ma i rigori, sai, lo potevo pure sbagliare. Meno male che ho fatto gol, però è una lotteria i rigori. Però niente, ripeto, abbiamo cercato fortemente questi tre punti, perché veniamo da una partita di domenica scorsa fatta alla grande.
però non dobbiamo metterci in testa che ogni domenica, ogni mercoledì dobbiamo vincere 5, 6, 7 a 0, no. Cioè, possiamo vincere pure 1-0 al 90esimo, sono sempre 3 punti che contano. E quindi andiamo avanti così, perché la strada è lunga, però passo dopo passo stiamo facendo cose fatte per bene. Sì, io sinceramente non conosco queste squadre qua, però mi hanno detto che questo campionato è più fisico che nel giocare a palla. Però noi anche quello ci abbiamo, cioè, sì che ci vuole la qualità, però abbiamo anche giocatori che hanno il fisico, no, non c'ho fisico, però abbiamo anche noi giocatori che c'hanno fisico, e quindi andiamo lì, piedi per terra, come una squadra, dobbiamo essere una squadra provinciale. Non dobbiamo essere la Vigor che deve andare là, vince 5-6-6-0. No, non è così. Possiamo vincere 1-0 pure al 90esimo. Quindi sono molto fondamentali i 3 punti in questo momento.